Raccontami della tua vita, della tua esperienza professionale. Tesoro, sono arrivata in Italia 18 anni fa per fare un servizio fotografico con Angelo Frontoni, un fotografo che non era fotografo della dolce vita romana, ma diciamo che sì, perché ero fotografo delle diva del cinema, ero fotografo della Lauren, della Claudia Cardinali, lui ha fotografato pure Melanie Monroe e lui ha fotografato pure me, Lilian Ramos, per la copertina del 30° anniversario della rivista Playmate. Era in copertina in 15 pagine all'interno, dove c'erano tutte queste dive, queste feste di bici, poi da lì si è scatenato che tutti hanno dimostrato interesse per me, incluso Rino Barilare, che ha fatto servizio fotografico sulla dolce vita romana con me a Via Veneto su My Spider, dove prendeva un champagne dentro di una scarpa. Comunque lui ha sempre voluto fare una foto mia, la foto del Trevi, come la Nitec perché mora, per il fatto della mia fisicità. Io ho detto dai, facciamo, poi non è mai concluso questo servizio. Dopo tanti anni Antonella Ferrari, che è la fotografa e editrice della rivista Free Time, mi ha invitato per fare la protagonista di questa serata e sono io qui. Ho fatto le foto, ho fatto il video, ho ballato pure il mambo italiano perché se non ho soubrette, ballo molto bene, poi ho lavorato in televisione con i grandi. No, non hai detto il tuo nome? Lilian Ramos. Sono la prima soubrette sudamericana. Io sono anticipato a Ida Jespica, Belen Rodriguez. Quando sono arrivata in Italia, di soubrette straniera c'era solo io di brasiliana e a quella americana Wendy Windman. In trasmissione ci stava Rai Mediaset, io Wendy. In America sono rimasta qui, poi mi sono sposata e mi sono un po' allontanata dall'ambiente del mondo del spettacolo per qualche anno. Adesso sto ritornando, probabilmente ho grandi possibilità di fare la prossima edizione della Isola dei Famosi, così mi votate. Quindi ti trovi bene qua in Italia con gli italiani? Benissimo, perché sono italo-brasiliana, nel senso che sono nata in Brasile, una città molto bella, la quinta città del Brasile è Fortaleza, nel nord-est, e da lì mi sono spostata a San Paolo perché ho vinto il concorso di Miss Brasile. A San Paolo ho iniziato a lavorare come modella, sono stata a copertina della Playboy brasiliana, che ti dà molto notorietà, perché in Brasile, come negli Stati Uniti d'America, cosa tu sei una modella che si copertina della Playboy e sta nelle pagine centrali, c'è successo, diventi famosa. Lì ho iniziato a lavorare in televisione, a fare teatro, cinema e ho fatto tanta pubblicità. Era una modella esclusiva di un nota marchio di biancheria intima, era quello più famoso del Brasile, per intendersi tipo intimissimi. Come film io ho fatto. Come film importante qual è stato? In Brasile ho fatto tre film, perché in Brasile non è come Italia che si producono tanti film, adesso un po' di più. Io ho fatto due film poliziesco e un trailer. E qua in Italia ho fatto tre commedie brillanti qualche anno fa, quale le ultime comunque non è uscita da nessuna parte, non so se uscirà in televisione, speriamo. Tu attualmente vivi a Roma? Io sempre ho vissuto a Roma, sono 18 anni che vivo a Roma, ho vissuto 6 anni dietro l'ambasciata del Brasile in Piazza Navona, sono esattamente 12 anni che vivo in Via dei Babuini, Piazza di Spagna. Io tu amo il centro. Proprio la dolce vita, tu sei proprio nel fulcro della dolce vita, nel centro della città di Roma, qui a... Io sì, io diciamo che appartengo alla dolce vita romana attuale. Poi fra l'altro Rino Barilari mi ha ritrattato una foto mia molto bella e sta a Harris Bar, che Harris Bar via Veneto, qua vicino, è un simbolo comunque della dolce vita. Più di così è impossibile. Adesso questa serata a Billions via Veneto, che ha presentato l'Anita Ekberg, più di così è impossibile. Poi ringrazio l'Anita Ekberg, Bruna. Ah Bruna, grazie. Grazie. Poi... da Lilian Ramos. A presto. Ciao. Grazie tesoro. Ciao. Ciao.